Il decreto casa si avvicina alla conversione del Parlamento. È arrivato il via libera della Camera al via dopo la fiducia. Ora manca l'ultimo sì del Senato. Tra i punti principali il semaforo verde ai microappartamenti. La superficie minima scende da 28 a 20 metri quadrati, l'altezza da 2,70 a 2,40. Altri cambiamenti degni di nota sono il recupero dei sottotetti, via libera alle vetrate trasparenti e amovibili in tutti i porticati e l'ok alle tende bioclimatiche. Per il mutamento senza opere sarà richiesta la scia, mentre per quello con opere sarà necessario essere in possesso del titolo per l'esecuzione. Per le unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati sono tollerati spostamenti fino al 6%. In zone sismiche il tecnico deve riferirsi alle norme vigenti al momento dell'intervento. La politica, da più sia la fiducia posta dal governo, si divide. Per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, titolare del provvedimento, si tratta di una rivoluzione liberale. Secondo Massimo Milani di Fratelli d'Italia, quello approvato dalla Camera è un provvedimento che alleggerisce la burocrazia.